Ringrazio le autorità civili e militari che hanno, ovviamente le associazioni d'arma che hanno partecipato a questa cerimonia importante dedicata al giorno della memoria, 27 gennaio 2023. Ringrazio anche Sua Eccellenza il Vescovo di Chioggia per la presenza, il collega sindaco dei ragazzi, e porto il mio saluto a tutti voi da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale. Poco più di 20 anni fa veniva istituito il giorno della memoria, dedicato al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Una giornata simbolo perché ricordo della storia che è stata possa fungere da monito per la storia che sarà. Il 27 gennaio del 1945 la liberazione di Auschwitz rivelava al mondo per la prima volta il genocidio in tutta la sua mostruosità. Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che non accada di nuovo, ha detto Anna Frank. E noi cosa possiamo fare? Possiamo tenere vivo il ricordo del baratro nel quale può cadere l'uomo e allo stesso tempo combattere l'indifferenza, la stessa che 80 anni fa lasciò che accadesse l'orrore. Oggi il virus della violenza, dell'odio, della sopraffazione contagia le nostre realtà. Non restiamo indifferenti. Io volevo anche ringraziare i consiglieri regionali Erika Baltin, Marco Dolfin per la loro presenza, anche gli europarlamentari Rosanna Conte e Paolo Borchia che hanno accettato il nostro invito, i consiglieri comunali e gli assessori che compongono la giunta. Questa è una giornata importante che ovviamente è dedicata a quanti hanno perso la vita in quei campi di sterminio e ci rivolgiamo ovviamente ai giovani perché possano rendersi conto di cosa l'essere umano
sia stato capace di fare e di organizzare, perché io ho avuto l'opportunità nel 2000 di visitare i campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, e credo che sia anche formativa una visita anche nei nostri giovani. Non so se qualcuno ha avuto l'opportunità di visitare quei campi di sterminio, ma credo sia una cosa che si debba fare, perché solo rendendosi conto, solo vedendo quello che è rimasto ad Auschwitz, ci si rende veramente conto di cosa sia accaduto a quelle popolazioni in quei terribili anni, che erano ovviamente in un posto nascosto, no? Auschwitz si trova in Polonia, in un porto, cioè in un posto molto comunque distante dalle città, dalle principali città. Ecco, e niente, vi invito anche a tenere sempre alta la guardia. Sappiamo che nei giorni nostri simili cose, mi auguro, non possano mai più accadere. Adesso abbiamo l'opportunità di avere anche noi social, l'utilizzo del telefonino, quindi credo che qualsiasi cosa possa essere documentata veramente in tempo reale. Però non per questo dobbiamo abbassare la guardia e combattere comunque anche nel nostro piccolo ogni forma di violenza, di prevaricazione, di non rispetto delle persone, ecco, qualsiasi esse siano, delle persone. Non ci devono essere divisioni di razza, di religione, ma ci vuole sempre rispetto della vita umana. Io ringrazio veramente tutti i ragazzi che oggi ci accompagneranno, ecco, con le musiche, insomma, con l'inno nazionale, con altre note. Ecco, ringrazio anche il maestro, il professore Filippo, dov'è? Ecco qui. Ecco, perché sono degli eroi questi, perché con questo freddo, con questa bora, sono qui e vogliono ovviamente farsi conoscere. Per questo vi ringrazio. Grazie a tutti, buona giornata, grazie alle forze di polizia presenti e a tutti i nostri componenti delle associazioni d'arma. Adesso do la parola ovviamente alla mia collega sindaco dei ragazzi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Sara Turcato e sono qui a rappresentare la mia scuola, la scuola Galileo Galilei. La giornata della memoria è stata istituita nel luglio del 2000 con lo scopo di ricordare lo sterminio di circa 6 milioni di ebrei e minoranze etniche, operato dai nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Secondo noi questa è un'occasione per riflettere su uno degli episodi più atroci dell'umanità, avvenuti in un tempo recente, che tuttavia consideriamo lontano dalla nostra memoria. Ricordare questi momenti bui della storia è fondamentale per non ripetere gli errori del passato, per cercare di comprendere la paura che quelle persone provavano ogni giorno e il dolore a cui soccombevano, non potendo sperare in un futuro migliore. Quei tempi sono per noi fortunatamente lontani, ma è giusto agire e operare affinché non si senta più parlare di discriminazioni e intolleranze. Ecco che oggi, venerdì 27 gennaio, siamo qui a ricordare i nostri errori e a riconoscere atteggiamenti pericolosi, figli di ideologie malate. Un ruolo fondamentale hanno le nuove generazioni, che hanno il dovere di tramandare i valori del rispetto, dell'accoglienza e della pace. Grazie a tutti. Thank you.
SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.